Buongiorno a tutti, benvenuti. Quelli che vedete nel titolo Çalhanoğlu e De Ketelare sono due nostri tormentoni, due nostri temi forti. Uno da un po' più di tempo rispetto all'altro, come si può facilmente calcolare, come si può facilmente comprendere. Però tali sono. Çalhanoğlu ieri ha fatto l'intervista, ha trasformato l'impresa sportiva importantissima della sua squadra e sua personale in una missione divina, in una sorta di investitura dal cielo come risarcimento per tutto quello che gli è stato fatto da parte dei tifosi milanisti. E qui viene fuori un po' un tratto della personalità di Çalhanoğlu, che è fatto un po' a suo modo, un po' sognatore, un po' particolare, un po' nel suo mondo. Lui, perché tutta questa vicenda nasce proprio per queste sue caratteristiche personali, ognuno ha il diritto sacrosanto di avere il suo carattere, come ciascuno di noi, e Çalhanoğlu compreso. Però è per questo suo carattere un po' particolare, che non è cattiveria, è semplicemente fatto così, che nasce la vicenda nel 2021, perché lui pensava che passare nelle modalità in cui è passato da una squadra di Milano all'altra fosse una cosa assolutamente normale. Io ricordo bene, prima del derby d'andata del novembre 2021, stagione 21-22, Çalhanoğlu che in un'intervista dice: no, ma non è successo niente, va tutto bene, i tifosi del Milan mi salutano per strada, sono carini, non è successo niente. Avevo capito subito che o lui non aveva colto, oppure il suo entourage e chi vive attorno a lui non gli aveva fatto cogliere bene la portata reale della situazione. Infatti al derby c'è un'accoglienza pessima. Lui probabilmente, viste le premesse, se ne sorprende e reagisce male, si sente punto sul vivo, mette l'esultanza provocatoria con le orecchie dopo il rigore segnato sotto la curva del Milan, entra in campo a Florenzi, eccetera, eccetera, eccetera. E lì nasce tutta una serie di ripicche, di controripicche, poi il pullman scoperto. Quando si è sui pullman scoperti dopo un'impresa sportiva, ragazzi, qualcosa di forzato e di estremo c'è sempre, inevitabile, fisiologico. C'è stato per la Conference League della Roma, c'è stato per noi e lo sappiamo bene, ci siamo scusati e ci sarà probabilmente anche domenica per loro. Quindi le feste sono fatte così, poi ti sembra di essere al centro di un clima di goliardia invincibile, per cui sarà così anche domenica. Però bisognerà a questa cosa ormai mettere una parola fine. Sono passati 3 anni, Çalhanoğlu è un giocatore dell'Inter, ormai sta per fare nell'Inter lo stesso periodo che ha fatto nel Milan, basta. Cioè, Çalhanoğlu dice che 3 settimane fa dice, poi i media e i giornali gli fanno sempre la stessa domanda e lui deve sempre rispondere, dice: festeggerò tranquillamente, va bene. Poi durante la festa in Piazza Duomo c'è il coro che giustamente dal loro punto di vista la curva dell'Inter gli ha dedicato e lui lo canta integralmente. In quel coro c'è che dall'altra parte, cioè noi, il popolo rossonero, c'era solo M, e quello è un insulto a tutto un popolo rossonero che forse sarebbe meglio evitare. È vero che tutti i tifosi rossoneri hanno pesantemente insultato Çalhanoğlu durante la festa scudetto, cosa che non è andata bene, non andava bene e ci siamo scusati. Adesso il coro con il solo M ai milanisti, forse a tutti i tifosi milanisti, forse andrebbe evitato, andrebbe così. Canta pure il tuo coro, non devo fare io il maestro di cerimonie per nessuno, però canta il tuo coro. Se si riesce ad evitare quella frase, Çalhanoğlu continua a godere per la sua seconda stella, per il suo scudetto, per il suo trionfo. I milanisti continuano ad essere molto delusi, molto feriti, molto addolorati per come sono andate le cose contro Roma e Inter, però nessuno almeno viene offeso. Provo a dirlo perché questa cosa qua prima o poi dovrà finire, perché Milano è Milano, non è a livello di derby, non è altre città, per cui per evitare di esacerbare costantemente una goccia alla volta, un'intervista alla volta, una parola alla volta, questa cosa qua prima la si finisce meglio è. Charles de Ketelare ieri ha fatto un'ottima partita con l'Atalanta, che ha raggiunto la finale di Coppa Italia contro la Juventus dopo aver battuto la Fiorentina. Charlie ieri ha giocato bene, molto bene, l'avevo visto molto bene anche a Monza, in ripresa dopo l'ultimo acciacco.
Luca Percassi prima della partita ha detto: consiglio a De Ketelaere di non cambiare casa in affitto, di conservare le chiavi, eccetera eccetera. Una dichiarazione un po' tattica. Se c'è qualche tifoso del Milan che non l'ha capita, provo a dare qualche indizio. Sembra, sono i rumors di Radio Mercato, che Charles stia per cambiare agente, e quindi quando cambia un agente bisogna attendere sempre rispettosamente e legittimamente le determinazioni del nuovo agente, l'intesa col giocatore, i contatti del nuovo agente e quant'altro. Per cui è una situazione ancora un po' in divenire quella di Charles. Ma è chiaro che dal riscatto o meno di Charles De Ketelaere, dal riscatto o meno di Alexis Hanemakers, per il quale a Bologna sono tutti contenti, dall'acquisto o meno di Daniel Maldini da parte del Monza, dipende anche una certa fetta del nostro mercato, quindi è un tema rilevante per quanto ci riguarda. Quindi che cosa può succedere fra l'Atalanta e il Milan? Può succedere che l'Atalanta riscatta tout court il giocatore, punto, bene. Chi si è visto si è visto. L'Atalanta chiede uno sconto al Milan, un po' come fece il Milan nell'estate in cui Tonali sembrava tornato al Brescia e invece poi il Milan lo riscattò con uno sconto. Sono normali trattative di mercato, sono normali cose che possono succedere, poi quando inizia una trattativa e si vede come va a finire. Oppure o l'Atalanta decide di non riscattare il giocatore, oppure la trattativa non va a buon fine, il giocatore torna al Milan. A quel punto sarebbe un giocatore rivalutato, rilanciato, che il Milan sarebbe in grado di comunque collocare in maniera importante a livello economico sul mercato. La sensazione è che, come per Tonali, alla fine il destino di Charles De Ketelaere sia quello di rimanere a Bergamo. Magari poi lui invece sente di avere un respiro diverso, una portata diversa, con tutto il rispetto per l'Atalanta, che è semifinalista di Europa League, è finalista di Coppa Italia, pienamente in corsa per fare la Champions League dell'anno prossimo. Fossi in De Ketelaere, ma non solo De Ketelaere evidentemente, fossi in De Ketelaere terrei conto di tutto questo, terrei conto del feeling che c'è ormai fra lui, la curva bergamasca, la città, la tifoseria, resterei a Bergamo. Però insomma sono tutte ipotesi, è tutto da vedere, è tutto da decidere. È chiaro che quello che è successo, ricordate il dibattito della scorsa estate, il Milan dà un proprio giocatore proprio ad una concorrente. Il Milan non ha in questo momento l'Atalanta come concorrente, anche se l'Atalanta ci ha eliminati dalla Coppa Italia, ma non, consentitemi, per la prestazione di De Ketelaere a gennaio a San Siro. L'Atalanta ci ha eliminato in altro modo e per altri motivi della Coppa Italia. Per cui noi abbiamo dato De Ketelaere all'unica squadra, all'unico allenatore che poteva veramente rilanciarlo, e la cosa è successa. Poi il rilancio porterà al riscatto automatico da parte dell'Atalanta, il rilancio porterà al ritorno al Milan e allo studio di altre piste di mercato, lo vedremo. Però intanto quello che è successo è quello che è successo, e i pareri un po' negativi della scorsa estate non sono stati confermati dai fatti. Ciao a tutti e a più tardi.